Bonjour, bonjour. Oggi cominciamo la giornata con una notizia fresca di GF VIP 7. Vi ricordate Oriana Marzoli, la bella venezuelana che sembrava follemente attratta da Antonino Spinalvese? Ebbene, Oriana sembra aver fatto un passo indietro e si è riavvicinata a Daniele Dal Moro. Nessuno aveva previsto questo scenario, anche perché l'ex tronista di Uomini e Donne sembrava restio ad un riavvicinamento. E invece sembra che i due abbiano fatto pace e vadano molto d'accordo. Oriana, sin dall'inizio della trasmissione, non aveva mai nascosto la sua simpatia per Daniele Dal Moro, però poi era entrato in terzo incomodo nella situazione e il ménage à trois non è piaciuto a Daniele, che si è allontanato. Ma ora i due si sono chiariti con tanto di abbracci e baci sulla guancia e anche Daniele ha ammesso di non aver mai provato antipatia nei confronti di Oriana. La bella venezuelana si è dunque mostrata molto dispiaciuta nei confronti di Daniele e ha anche ammesso di avere pianto in confessionale quando tra i due era scoppiata la lite. Anche l'indifferenza che Daniele aveva mostrato dopo la lite non le era piaciuta e nonostante lei facesse la forte, ammette in realtà di essere stata molto sensibile a questa cosa. Ma Oriana ci va giù pesante e dice a Daniele: «Tu non sai la verità. Antonino mi ha detto di dirti che io mi ero avvicinata a te solo per far ingelosire lui». Ecco perché alcuni concorrenti della casa chiamavano Spinalvese il burattinaio. Ma ora chi è a tirare le fila? Oriana starà facendo tutto questo per una vera simpatia verso Daniele o per recuperare un po' di ascolti? Lo vedremo. Ciao!